Principessa, sta dando i suoi primi segnali di vita. Vuoi dire qualcosa? No. Adesso andiamo per colazione, poi torniamo un attimo qui perché devo fare la barba, sembro un barbone. Calmi, sono ancora biondo. Il video che vedrete adesso è stato registrato 2 settimane fa, quando sono andato a vedere la prima casa con Alice. È un video molto, molto divertente. Qui abbiamo, eccolo, ormai prossimo a diventare nonno. No! Sei contento per tua figlia? Eccoci in macchina, direzione colazione. Non ho portato neanche il portafoglio, almeno ho fatto una colazione. Io non posso neanche pettine. Bene, a posto, paghi tu Alice. Eccoci qua, siamo al bar. Massimo, vuoi fare una tua presentazione? Sono Massimo, non diventerò nonno. Bene, adesso ci siamo spostati sul mio pandino. Tuo papà è andato al lavoro. Lascio il telefono ad Alice perché io devo guidare. Siamo emozionato. Sì, beh, sicuramente è un grande lascio quello che stiamo provando a fare. La proposti? Come devi l'ora di venire a abitare con me, vero? E chi ha accettato? Io, mi sa che è giunto il momento di spiegarvi perché la scelta di andare a convivere. La proposta te l'ho fatta io, però alla fine è una scelta condivisa perché entrambi volevamo provare appunto a fare questa esperienza, perché personalmente mi ritengo pronto. Se l'ho chiesto ad Alice perché vedo pronta anche lei. Sicuramente è un grande passo. Da una convivenza vengono grandi responsabilità. È un po' la prova del 9 di tutto. Io sono convinto, sono felice, perché come ho già detto tante volte, Alice per me è la donna perfetta. Sa ascoltarmi, sa aiutarmi. So cucinare, so pulire. Mi sopporta e mi supporta. Quindi è proprio... Che qualità, ragazzi! Quando un uomo trova una donna così al proprio fianco, ha fatto bingo nella vita. Dopo mi paghi, eh. Tu invece vuoi dire qualcosa? È una scelta molto importante, un passo importantissimo sia per me individualmente che per la coppia. Io in realtà sono sempre stata molto indipendente, quindi sono pronta sempre al cambiamento, a fare le cose by myself. È una cosa nuova e sono convinta che andrà bene, perché ormai conviviamo già. Però avendo casa nostra, le nostre cose, uno spazio solo per la coppia e non di tante altre persone, no, qualcosa di molto più grande. Hai delle responsabilità importanti. A proposito di responsabilità, ragazzi, commentate qui sotto dicendo secondo voi chi cucinerà, Luca o Alice? Sicuro io, scontata la cosa. Speriamo. Questo è il soggiorno, guarda già, televisore, con la PlayStation. Qua abbiamo un bel balconcino con una bella vista, il verde. Venite con me. Qui abbiamo la nostra cucina. E allora, guarda bene, c'è un terrazzino. Devo stare attento perché ogni terrazzina è più bassa di me. Qui abbiamo fornelli. Qui Alice, diciamo che passerà... Diamo avanti. Cammina. Qui abbiamo 2 bagni. Il mio bagno a destra. Sì, certo. Perché? Perché c'è la doccia. Mentre di là, la vasca. E giustamente Alice ha bisogno di riposarsi, di fare le sue cose, sdraiarsi, quindi le lascio la vasca. Sì, certo. Ok. Adesso andiamo nella mia stanza preferita. Qui abbiamo il nostro letto. Qui abbiamo una parte di armadio. Qui ovviamente, se Alice è d'accordo, penso che metteremo una televisione. Sì, senza la pelle. E altra cosa meravigliosa, abbiamo un altro terrazzino. Ma non avete idea della vista che c'è qua. Io è in mezzo alla natura. Perché noi siamo dei veri paesani. Entrando dall'altra parte, un'altra stanza. Un'altra stanza completamente vuota. E se Alice è d'accordo, ma penso di sì, questa diventerà una cabina a Mario. Alice approva. A livello di spazio, a me piacerebbe molto, la zona è tranquilla, quindi la donna mi sta convincendo. Ok, siamo appena usciti. Allora, la casa è molto molto carina, bella, spaziosa, quindi questi sono i pro, mentre i contro ve li dice Alice. Sicuramente il primo contro è che siamo fuori dal mondo. Io non ho ancora la patente, la sto facendo. E quello è un grande problema, perché se io devo fare qualcosa, Alice non ha... Sono bloccata in casa. Muoversi, cioè, ho la stazione a 5 km, ho il centro a più di 5 km. Se rimane in casa può fare i bestietti, quello sì. Sicuramente entro settembre dovrei avere la patente. Lo spero. Se andiamo a convivere prima, ovviamente ci devono accettare documenti, cioè dobbiamo dare documenti e tutto. È un grande limite nei miei confronti. È anche tanto da arredare. Una cosa che mi piace un sacco, ma
comunque sono soldi. Vabbè, comunque questa è la prima casa che vediamo, ne dobbiamo vedere altre, quindi valuteremo. Cioè, ci dispiace che sia così tanto in mezzo al nulla. Se non hai la patente è una cosa brutta. Peccato perché è veramente molto carina. Quindi vedremo, valuteremo. Tutto sommato ci è piaciuta. E la cosa bella è che c'è anche il box doppio per la sua macchina e per la mia immaginaria macchina. Adesso andiamo a mangiare che c'ho fame. Stiamo pranzando, abbiamo preso il poke. Molto buono. La prima casa l'abbiamo vista. Noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta la casa. Iscrivetevi al canale, condividete il video, commentate. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli.